bentrovati a questo nuovo appuntamento con CRS 4Talk, questa super rubrica multimediale di approfondimento che sviluppiamo da tempo ormai in collaborazione col CRS 4. Siamo qui con Ruggero, col quale, come dico sempre, ci siamo conosciuti per preparare questo momento di confronto. Però Ruggero, in favore di chi ci segue per la prima volta, raccontaci chi sei e cosa fai di mestiere. Sì, certo. Allora, io come formazione ho una laurea in ingegneria elettronica e un dottorato in elettronica e informatica. Da un punto di vista professionale, ho lavorato in passato in laboratori di ricerca come quello della HP in California o nel gruppo dei computer graphics dell'Università di Yale, sempre negli Stati Uniti, e ormai da quasi 20 anni ormai sono nella mia casa, il CRS4, dove faccio ricerca, e ho avuto la fortuna dalla laurea in poi di occuparmi sempre solo di un unico tema, che è quello del visual computing. Ecco, grazie per l'assist, come si dice in gergo. A questo proposito, raccontaci che cosa vuol dire davvero visual computing, visto che se ne parla tanto, però cerchiamo di spiegarlo brevemente. Sì, io partirei dalla parola computing, che vuol dire computazione, quindi modellazione matematica, calcolo numerico, applicato nel nostro caso a cosa? Al data intensive, che vuol dire grandi moli di dati, però rimane ancora generico, e c'è la parola visual, cioè applicati a dati visuali, quindi vuol dire acquisizione digitale 3D, vuol dire quindi vuol dire fotografia computazionale, per esempio, ma vuol dire anche visualizzazione del dato, rendering, eccetera. Campi applicativi del visual computing sono tantissimi, e io mi sono focalizzato soprattutto su quello relativo ai beni culturali. Senti, colgo anche in questo caso l'assist, se ci puoi raccontare, dopo aver descritto così bene cos'è il visual computing e di cosa ti occupi, se ci puoi raccontare concretamente quali sono i vantaggi che questo tipo di tecnologia porta, soprattutto in ambito dei beni culturali. Sì, i vantaggi sono tantissimi, se ne potrebbe parlare per ore. Diciamo che la risposta sintetica potrebbe essere quella che sono tecnologie che servono come strumenti per la valorizzazione, documentazione, fruizione. Stiamo parlando di applicazioni come gli archivi digitali, realtà virtuale, restauro e così via. Diciamo che l'unica parola che più o meno accoglie un po' tutti questi concetti è accessibilità, cioè l'accessibilità di un bene culturale e del suo contenuto da qualsiasi parte uno si trovi nel mondo. E questo è importante per la ricerca scientifica e umanistica, ma è importante anche per l'individuo, banalmente per la sua crescita individuale. Ma ormai ci sono studi sociologici che dimostrano che l'accesso semplice e veloce al patrimonio culturale crea e rafforza un'identità comune che crea beneficio poi in quell'organismo complesso e diciamo olistico che è la società a cui si individua. Chiarissimo. Senti, andando ancora più nel dettaglio, poi ovviamente c'è il CRS 4, no? E voi dentro questo tipo di tecnologia, dentro questo tipo di opportunità di vantaggio, che strada avete scelto? Noi chiaramente facendo ricerca andiamo molto su cose molto verticali. Nel nostro caso noi ci occupiamo di superare dei limiti dello stato dell'arte. E ci occupiamo di acquisizione 3D, dello sviluppo della ricerca di algoritmi e soluzioni tecnologiche per l'acquisizione 3D di forma e materiale dei beni culturali, e anche tutta la parte di di processamento, di visualizzazione e soprattutto di interazione, non solo col dato visuale di per sé, quindi forma e colore, ma anche di tutti i metadati, quindi le annotazioni, il contenuto poi che deve essere veicolato verso gli studiosi, scienziati o umanisti, o comunque verso il pubblico. Ecco, qui in ottemperanza all'approccio pragmatico di questo spazio di confronto, so che state portando avanti un progetto molto interessante in questo ambito, non ci puoi raccontare di cosa si tratta? In questo momento ne abbiamo diversi, forse quello più importante anche per l'impatto che avrà sicuramente in futuro è il progetto ICOS, che è un progetto europeo nel framework Horizon Europe. È un progetto perfettamente allineato con quello che abbiamo detto finora. Siamo all'incirca 50 partner da 16 paesi diversi. Durerà 5 anni con un finanziamento più o meno intorno ai 26 milioni di euro, e lo scopo principale è quello di creare l'unico data space europeo per i beni culturali. Non solo un'infrastruttura d'archivio digitale, cioè tutti i beni culturali andranno in questo data space, ma sarà anche un luogo dove verranno implementati e inseriti tool per la visualizzazione, il processamento, l'annotazione, e quindi uno strumento essenziale per lo studio e la fruizione e la didattica anche associate al patrimonio culturale. Grazie mille. Intanto, dato che il progetto, hai parlato di 5 anni, da qui a 5 anni, grazie a queste soluzioni, come cambierà il nostro modo di fruire dei beni culturali? Ci sono dei vantaggi tra tanti che secondo te spiccheranno di più rispetto agli altri? La prima cosa, a partire dall'acquisizione digitale, nel senso l'Europa vuole digitalizzare
tutto il patrimonio a rischio. Un altro punto sicuramente è la visualizzazione e la notazione, cioè si sta andando verso un ambiente digitale, virtuale, accessibile a tutti, dove si potranno visualizzare, annotare, studiare, quindi, e non solo nel rapporto uno a uno, cioè nel rapporto tra l'utente e il bene culturale, ma anche gruppi di persone in relazione al singolo, quindi posso al singolo bene culturale. E poi sicuramente quello che anche forse accennavo prima è l'impatto sociale, cioè questa piattaforma sarà una piattaforma di accesso democratico e quindi si va lontano da quelle che sono le piattaforme private. Ruggero, grazie mille per il tuo tempo, siamo stati con Ruggero Vintus del CRS4 e con questa rivoluzione del visual computing al servizio dei beni culturali. Grazie per il tuo tempo, per la tua storia, per la tua voce, avanti tutta con i vostri progetti e avanti tutta con le prossime puntate del CRS4Talk.